Why? L'araldica è lo studio del blasone, cioè degli stemmi, esse sono detti anche armi o scudi. In altre parole, quel settore del sapere che ha lo scopo di individuare, riconoscere, descrivere, catalogare, identificare gli elementi grafici utilizzati nel loro insieme per identificare in modo certo una persona, una famiglia, un gruppo di persone e una istituzione. Non rientrano tra lo studio dell'araldica le bandiere, i loghi, i marchi, sia di natura commerciale o industriale. Non esiste una teoria veramente soddisfacente che possa spiegare la nascita e il repentino sviluppo dell'araldica in tutti i paesi d'Europa. Ma la maggioranza degli studiosi ritiene che sia apparsa alla fine del XII secolo con la nascita dei tornei utilizzata dai membri dell'aristocrazia o della nobiltà e anche dal clero. Perché? Perché è uno scopo identificativo. Una persona doveva essere durante il torneo identificata immediatamente in modo che si sapesse a quale famiglia o gruppo di persone apparteneva. Noi dobbiamo considerare una cosa che è fondamentale. L'araldica è tutto quello che si trova dentro lo stemma e rappresenta tutto quello che è all'interno dell'essere uomo. L'emblematica o logo, al contrario, è tutto quello che è al di fuori dell'essere umano e si diffonde in tutto l'universo. L'araldica ha una ragione identificativa storica ed è una scienza antiquariale, sebbene sia applicata anche oggi e vedremo perché. L'emblematica è invece è un brand che permette un contatto diretto con tutte quelle cose che possono essere identificate facilmente. Ora diciamo un po' cos'è lo stemma. Lo stemma non è nient'altro che l'espressione grafica di un nome inteso come cognome, oppure l'identificazione di un ente pubblico o privato. Why?